Ciao a tutti ragazzi, si va per la tappa numero 13 della nostra Vuelta, una tappa che nella realtà misura 203 km, la nostra 223, quindi vediamo di riuscire a fare una buona volata con il nostro Dainese, sia al traguardo volante che all'arrivo ovviamente. Andiamo a giocarla. Ed eccoci alla partenza, siamo appunto con Dainese. Questa è una tappa molto importante perché dobbiamo provare a rimetterci in gioco per la maglia verde. Perché come vedete, vi rimostro la classifica, veramente una classifica difficile, cioè siamo in piena lotta per il podio, questo sì, però per la vittoria di questa maglia verde ci sono già tanti punti, perché 215 Demar e noi 115. Però come ho detto prima, siamo in lotta col podio perché il secondo Trentini è a 133, noi a 115, quindi siamo a 18 punti. Direi che si lotta per il podio per ora. Però se dovesse arrivare un buon risultato da parte del nostro Dainese, è un risultato brutto da parte di Demar, ci rimetteremo in gioco. Certo è che non partiamo con i favori del pronostico, diciamo così, perché purtroppo guardate il picco di forma, non è quello migliore, anzi, è uno dei peggiori, quindi vediamo che si può fare sia al traguardo volante che all'arrivo, ovviamente. Siamo al traguardo volante, 3 km come al solito, 8 punti in palio, davanti appunto una fuga di 7. Vediamo se si potrà prendere questi 8 punti. Sarà sicuramente difficile contro Demar, ma non solo lui. Comunque ora concentriamoci, sì, un secondo, 1,5 km volevo dire. Attenzione, vediamo già il cartello di 1 km. Andiamo a fare la nostra volata, vediamo. Partiamo noi in testa. Speriamo di mantenerla questa testa, però mi sa proprio di no perché arriva De Mar che però ci tampona, sfruttiamo questa cosa per non farlo passare. Quindi, siccome De Mar si è tamponati, recuperiamo qualche punticino, ma veramente poca roba. Vediamo, 2 punti noi, 1 punto De Mar, quindi mamma mia, abbiamo recuperato ben 1 punto, mado. Questi sono i punti che ci servono, uno. Ed eccoci negli ultimi 10 km, passiamo ora sotto l'arco, ma guardate l'energia di Dainese, io non so cosa dire, mi sa che non riusciremo ad andare a fare la volata con lui, quindi si potrebbe provare qualcosa con Aga, però anche lui è messo malissimo, magari è da anticipare, però anche Aga non ha tutte queste grandi energie, l'unico è Bardet, però ovviamente Bardet non possiamo fargli fare cose stupide a Bardet, diciamo, e io non so cosa fare. Proviamo con Storer a far qualcosa. Vediamo con Storer. Si può provare a far qualcosa, ad anticipare, però come vedete Dainese non penso che arrivi a disputare una volata. O se ci arriva crolla nella volata, cioè non ha neanche senso provarci con lui. E diciamo che questa tappa mi sa che è la tappa definitiva che ci fa uscire dalle ambizioni di vittoria per la maglia verde. Ora vediamo se qua si spostano, proveremo qualcosa con Storer, anche se anche lui non è messo proprio benissimo ad energie, però vediamo. Purtroppo non riusciamo neanche a passare, Storer ha anche un picco di forma buono, sarebbe ora da provarci che c'è questo rallentamento, tentiamo di uscire con Storer. Vediamo se riusciamo almeno a riportarci nella fuga. E poi ci facciamo aiutare dai fuggitivi. Per ora qualcosa abbiamo guadagnato. 5 km. 14 secondi dalla fuga noi, il gruppo lì a poco meno di 30. Non lo so, secondo me non si può fare nulla in sta tappa. Dainese come è messo? Dainese però si è ripreso un attimo. Intanto diamo il giallo a Bardet. Allora, facciamo rientrare Storer qua tra i fuggitivi. Perfetto. E direi che possiamo tornare dietro con Dainese, che è ancora nelle prime posizioni del gruppo. Per fortuna, gli diamo a Storer per ora di collaborare. Noi vediamo qua con il nostro Dainese di risparmiare più energie possibili, magari facendo anche il gioco di Storer là davanti.
Vedo difficile. Storer sta per crollare là davanti e qua dietro con Dainese stiamo facendo la stessa fine di Storer praticamente. Mamma mia, dobbiamo andare a risparmio energetico. Siamo delle lampadine. Storer? Dov'è? Ritmo 110, ma penso proprio che non ce la faccia. 1 chilometro. Ecco, siamo pure chiusi nel traffico. Però attenzione che ne veniamo fuori bene dal traffico. Ma nulla da fare. Ora crolleremo anche. Però dai, oh, quarta posizione. Non ha fatto male. Cioè, va bene come risultato. Quarta posizione per come eravamo messi. Direi che il nostro Dainese si è messo bene per il podio di questa maglia verde. Però De Mar purtroppo ci è arrivati davanti. E allora vince la tappa Philipsen davanti a Van Rensburg, poi De Mar e poi appunto noi quarti con Dainese, quindi come già detto prima buon risultato per come eravamo messi, quindi non male. Vediamo la classifica che ovviamente rispecchia quella di ieri, Roglic in testa, 11 secondi Lopez, 1,37 Bernal, 1,49 in quarta posizione il nostro Bardet a pari merito con Landa. Maglia Poix, anche questa come ieri, Roglic primo 51 punti, il nostro Arensman terzo 44. La maglia verde, ecco, vediamo qua. Allora, 273 punti De Mar, che quindi allunga sempre di più. Matthews secondo 136 punti, noi risaliamo in terza posizione 135, ma occhio perché abbiamo Trentini incollati a 133, 130 Roglic, 123 Meus e 120 Philipsen. Quindi una lotta estrema per la seconda posizione perché siamo in 6 racchiusi in 16 punti. E occhio anche a Cimolai che è a 106, poi 105 Venturini, 105 Jakobsen. Quindi, mamma mia, una classifica della maglia verde che va dalla seconda alla undicesima posizione è apertissima. Purtroppo però c'è un dominatore assoluto che è De Mar che ha molti molti punti di vantaggio, più di 100, quindi penso che riprenderlo sarà veramente infattibile. Maglia bianca, siamo terzi come ieri con Arensman. Nella classifica squadre rimaniamo sempre quinti a 4 minuti e 27 dalla Ineos che comanda e nella classifica combattività siamo sesti, quindi perdiamo due posizioni in questa tappa, ma poco ci interessa, siamo sesti e settimi anche con Thusvelt. Quindi io vi do appuntamento a domani per la 14ª tappa. Ciao ciao a tutti!